Cari bambini, in questa settimana santa vogliamo ricordare la passione, morte e risurrezione di Gesù, percorrendo le tappe della Via Crucis, la via della croce percorsa per arrivare alla gloria del cielo. Prima stazione, Gesù entra in Gerusalemme la Domenica delle Palme. Gesù entrò in Gerusalemme cavalcando l'asinello e la folla lo accolse con grande entusiasmo e molti stendevano i propri mantelli sulla strada e altri delle fronde che avevano tagliate dai campi. Quelli poi che andavano innanzi e quelli che venivano dietro gridavano: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nell'alto dei cieli. Signore Gesù, gli abitanti di Gerusalemme ti hanno accolto con le palme, segno di pace e di vittoria, dona anche a noi la pace del nostro cuore. Nelle nostre famiglie, nella nostra patria, nel mondo intero, e concedi sempre la vita dell'amore, la vittoria dell'amore tra tutti gli uomini. Allora tutti diciamo: ti amiamo Gesù, accetta questa palma benedetta. Allora adesso Seconda stazione, Gesù lava i piedi agli apostoli. Gesù era nel cenacolo, una grande sala piena di tappeti, insieme ai suoi apostoli per festeggiare la Pasqua. Si alzò da tavola, depose le vesti e presso un asciugatoio se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi agli apostoli ed ad asciugarli. Dopo disse loro: sapete perché ho fatto questo? Io sono vostro maestro, eppure vi ho servito e vi ho lavato i piedi. Se l'ho fatto io, che sono il Signore, anche voi dovete lavarvi i piedi l'un l'altro, come io vi ho dato l'esempio. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri.
Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, saprete amore gli uni per gli altri. Signore Gesù, lavando i piedi degli apostoli, ci ha insegnato a metterci al servizio di tutti. Ti promettiamo di essere ubbidienti e servizievoli con i nostri genitori, di fare il nostro dovere a scuola e di essere generosi con tutti i nostri compagni, anche con quelli che ci fanno i dispetti. Tutti ripetiamo: Gesù è contribuire segno del nostro servizio. Per tutti. Fate questo in memoria di me. E ne bevvero tutti. Uno degli apostoli, Giuda, decise di tradire Gesù e uscì per denunciarlo alle guardie del Tempio. E fuori era notte. Signore Gesù, durante l'ultima cena ci hai dato il pane e il vino come tuo corpo e sangue. Nel Padre nostro ci hai insegnato a chiedere il pane quotidiano. Ti preghiamo perché tutti i bambini del mondo abbiano il pane da mangiare e ti chiediamo di accompagnarci in questo cammino fino alla nostra prima comunione, quando anche noi ti riceviamo nel pane e nel vino. Dopo Ulivi, con Pietro, Giacomo e Giovanni, per pregare, ma questi si addormentarono. Gesù era solo, triste, e pregava così: Abba papà, e se puoi allontana da me questo calice, però non sia fatta la mia ma la tua volontà. E mentre pregava era così triste che sudava, e il suo sudore si trasformava in gocce di sangue che cadevano per terra. Signore Gesù, tu pregavi sempre, anche la sera del tradimento, quando i tuoi apostoli si sono addormentati e ti hanno lasciato solo. Ti chiediamo di essere sempre con noi nella preghiera e ti promettiamo di rimanere sempre svegli nel cuore per pregare, perché pregare è parlare con te e ascoltare la tua parola. Caro Gesù, ecco una sveglia, segno che non vogliamo addormentarci nel cuore. Nada te turbe, nada te espante, qui è Dio stare, nada le falta, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Mentre pregava, arrivò Giuda, uno dei dodici, e con lui una folla di soldati con spade e bastoni mandati dai sommi sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. Giuda baciò Gesù
E questo fu il segnale per farlo riconoscere dalle guardie, che subito lo arrestarono e gli apostoli fuggirono impauriti. Portarono Gesù prima del sommo sacerdote, riunito con tutti i capi e gli anziani nel Sinedrio. Poi dal procuratore romano Ponzio Pilato, che disse di non trovare in lui nessuna colpa. Allora i giudei minacciarono di denunciare Pilato all'imperatore romano perché Gesù diceva di essere re. Perciò era un nemico di Roma e doveva morire. Signore Gesù, Giuda ti ha tradito con un bacio e tutti i tuoi amici sono scappati. Ti promettiamo di rimanere sempre vicino a te e vogliamo coprirti di baci. Non tradirti, ma per dimostrarti tutto il nostro amore. Flagellarono Gesù, dopo gli misero un mantello rosso e una corona di spine sul capo, poi lo percuterono e prendevano in giro insultandolo. Salve, salve re dei giudei. Pilato cercò ancora di liberarlo, che chiese al popolo se per la Pasqua volevano liberarlo Gesù o un bandito di nome Cielo. Invece i cattivi ti misero in testa una corona di spine. Insegnaci a perdonare chi ci fa del male, come hai fatto tu, e a rispondere al male con il bene. Così toglieremo quelle spine dalla tua fronte, anche se siamo piccoli. È caricato della croce. Nada te turbe, nada te espante, qui ante Dios tiene, nada te falta, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Disse ancora Pilato: cosa devo fare di Gesù il Nazareno? E tutti gridarono: crocifiggilo, crocifiggilo! Allora i soldati presero Gesù, lo spogliarono del mantello e gli caricarono sulle spalle una pesante croce di legno e lo condussero fuori dalla città per crocifiggerlo lungo la strada.
tanta gente insultava Gesù, ma tante persone piangevano anche per lui. Anche per lui? Perché sapevano che era innocente e aveva fatto tanto bene a tutti. Gesù, sfinito dalla fatica e dal dolore, cadde 3 volte lungo la via dolorosa. Gesù, hai portato la croce e sei caduto 3 volte, perché la croce è pesante, come tutti i peccati del mondo. Vogliamo chiudere in un sacco tutte le nostre debolezze, le disobbedienze, gli egoismi e deporli ai tuoi piedi per rendere più leggera la tua croce. Portava stazione, Gesù è aiutato dal Cireneo. Allora i soldati costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, a portare la croce. Condussero dunque Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio. Nel momento della debolezza sei stato aiutato da Cireneo e a portare la croce. Insegnaci ad essere generosi con le persone che sono vicino a noi e a Signore, la luce che vince la notte, gloria, gloria, cantiamo al Signore, gloria, gloria, cantiamo al Signore. Erano le 9 del mattino quando crocifissero Gesù. Sul suo capo posero un cartello con il motivo della condanna. Era scritto INRI, le iniziali di Gesù Nazareno, re dei Giudei. Croce. Hanno appeso il cartello con la scritta INRI, ma l'hanno fatto per prenderti in giro. Anche noi vogliamo donarti un cartello con una scritta, un messaggio con quello che mandiamo agli amici più cari. Eccolo. Signore, l'amore che vince il peccato, gloria, gloria, cantiamo al Signore, gloria, gloria, cantiamo al Signore. Insieme con Gesù furono crocifissi 2 ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Uno dei due insultava Gesù dicendo: se sei veramente figlio di Dio, salva te stesso e anche noi. Signore Gesù,
Il buon ladrone, il ladrone si è pentito delle sue azioni disoneste. Ti ha chiesto di perdonarlo e tu lo hai portato con te in paradiso. Anche noi ti chiediamo perdono per le nostre cattiverie e ti ringraziamo perché ci dai la libertà di decidere la strada da seguire. Maria e Giovanni ai piedi della croce. Signore, la gioia che vince l'angoscia, gloria, gloria, cantiamo al Signore, gloria, gloria, cantiamo al Signore. Stavano ai piedi della croce Maria sua madre e Giovanni il discepolo preferito di Gesù, l'unico che aveva avuto il coraggio di seguirlo. Gesù disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse a Giovanni: «Ecco tua madre». E da quel momento Giovanni prese con sé Maria come fosse la sua madre. Signore Gesù, di noi è il discepolo amato e noi vogliamo amarti come ti ha amato Giovanni. Dalla croce tu ci hai donato la mamma perché ci protegga e noi vogliamo accoglierla nel vostro cuore per amarla come la ami tu. Il Signore è la pace che vince la guerra, gloria, gloria. Gesù disse: «Padre, perdonali perché non sanno quel che fanno». Poi disse: «Ho sete», e gli diedero da bere una spugna imbevuta di aceto. Alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Gesù esclamò: «Padre, nelle tue mani affido il mio spirito». E chi c'è tanta gente nei paesi più poveri, muore di sete, aiuta tutti ad avere il necessario per vivere, fa che l'acqua non manchi, ma affinché ci sia ancora vita sulla terra. Ma la tua sete era anche sete d'amore, perciò ti offriamo non solo acqua. Croce. Signore, speranza di un nuovo futuro, gloria, gloria, cantiamo al Signore, gloria, gloria, cantiamo al Signore. Quando furono certi che era morto, i soldati calarono Gesù dalla croce e lo consegnarono a Maria, sua madre. Giuseppe di Arimatea, un buon uomo ricco che ammirava Gesù, lo avvolse in un lenzuolo che aveva comprato e lo fece deporre in un sepolcro nuovo scavato nella roccia. Davanti al sepolcro rotolarono una grossa pietra e misero i soldati a fare la guardia. E la tua mamma ti ha accolto tra le sue braccia, come quando sei nato.
I chiodi hanno lasciato un segno nelle tue mani e nei tuoi piedi, il segno grande amore che hai avuto per tutti gli uomini. Tu ci hai amato tanto da offrire la tua vita per noi, per poterci la salvezza e il perdono dei peccati di noi. Quattordicesima stazione. Gesù risorge il giorno di Pasqua. Il giorno dopo il sabato, di buon mattino, le donne si recarono alla tomba, portando con sé gli aromi che avevo preparato. Trovarono la pietra rotolata via dal sepolcro, ma entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre erano ancora incerte, ecco due uomini apparire vicino a loro, in vesti sfolgoranti, essendosi le donne impaurite e avendo chinato il volto a terra, essi dissero loro: perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Allora, Gesù, ti offriamo queste candele. Tu che sei luce di vita, che vince sulla morte. Gesù Cristo è risorto, veramente è risorto. Alleluia, alleluia. Amen.